Il 12 novembre del 2019 ricorre il centenario della morte di un illustre personaggio inglese, Lord Thomas Allnutt Conte Brassey. Questo video documentario si propone di raccontare la sua vita con particolare riferimento al periodo storico in cui frequentò la zona della Sardegna in cui ora ci troviamo. Alle mie spalle potete scorgere la vallata che ospita i villaggi di Ingurtosu, Pizzinurri e Naracauli e che termina sul mare con le dune di Piscinas. Saranno questi i luoghi che faranno da cornice al docufilm che sta prendendo avvio. Troviamo nell'area prospiciente la chiesetta di Santa Barbara, presso Ingurtosu, un sito molto caro al personaggio di cui mi accingo a parlare. La preziosa fonte di riferimento da cui ho attinto informazioni per ricostruire la vita e l'attività di Lord Brassey è costituita da una sua biografia scritta in lingua inglese da un tale di nome Frank Pydrich. Essa si intitola In memoria di Thomas Allnutt, secondo Conte Brassey, ed è stata pubblicata nel 1921. Lord Brassey nacque il 7 marzo del 1863 a Beauport, una località di mare situata nel nord-ovest della Francia. I genitori furono l'omonimo Thomas Brassey, nominato poi barone nel 1886, e Lady Anna Allnutt. Fu il primogenito, l'unico maschio. Seguirono quattro sorelle. È cresciuto nella contea del Sussex. Il giovane Brassey frequentò il prestigioso College di Eton. I suoi tutori lo consideravano un ragazzino molto simpatico, buono e ben educato. Il rendimento scolastico era alto, ma non al livello dei primissimi della classe. Si impegnò molto anche nello sport. Amava soprattutto il canottaggio, ricoprendo il ruolo di timoniere. Lasciò Eton nel 1882 e si trasferì a Parigi, dove per sei mesi perfezionò la lingua francese. Dopodiché si stabilì a Oxford per frequentare l'università. Ricca di umanità, una lettera ricevuta dal padre. Cito testualmente alcuni passaggi. «Sono orgoglioso del tuo buon inizio a Oxford. Cogli tutte le opportunità per servire il paese. Le competizioni sportive del villaggio,
il volontario nella truppa a cavallo della contea, scrivere per la rivista The Neva Annual, i viaggi. Sii un buon figlio per la tua cara madre. Hai tutte le sue buone qualità, le sue doti, i suoi buoni modi, il suo coraggio. Sii d'aiuto anche alle tue sorelle, soprattutto a Mabel. Nell'amministrazione della proprietà che ti ho dato, sii oculato e giusto. Sono grato a tutti coloro che ti stanno aiutando nel tuo percorso a Oxford. Insegnanti e compagni. Affettuosamente, tuo padre. Firmato Thomas Brassey. La vita di Lord Brassey fu costellata da frequenti e lunghi viaggi attorno al mondo, soprattutto alla scoperta dell'impero britannico. Più volte visitò gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, l'India, il Sudafrica. Era solito trascrivere minuziosamente, nel suo diario, curiosità dei luoghi man mano esplorati. Il 28 febbraio del 1889 Brassey sposò Lady Nina Neville Maria, figlia di un marchese. Fecero il viaggio di nozze in Italia. Dopo il rientro in Inghilterra, contrasse il tifo e passò un lungo periodo di convalescenza. La coppia fu molto felice e affiatata. Condivisero tanti interessi, fra tutti la passione per lo sport e per i viaggi. Purtroppo non ebbero figli. Nel 1890 Lord Brassey sostituì il padre nella direzione del The Naval Annual, una rivista specializzata in argomenti navali. Nel 1892 fu nominato segretario privato dell'ammiragliato di Lord Spencer. Attraverso quell'incarico Brassey maturò una notevole esperienza nella gestione degli affari navali del regno. Nel 1911, di riflesso alla nomina del padre, diventò visconte Hythe e secondo conte Brassey. Si impegnò molto anche in campo politico. Nel 1892 cercò di farsi eleggere al Parlamento inglese nel Partito Liberale, ma perse il ballottaggio con l'avversario del Partito Conservatore. Nel 1900 ritentò, ma con risultato analogo. Perse per una manciata di voti. Nel febbraio del 1918 morì il padre e automaticamente prese il suo posto alla Camera dei Lords. Più di ogni altra cosa dimostrò di essere un eccellente uomo d'affari. Divenne il presidente della più importante società mineraria di quei tempi, la Pertusola Mining Limited Company, il cui pacchetto di maggioranza fu detenuto saldamente dalla famiglia Brassey. Fin dalla sua costituzione a cura dell'ingegner Giorgio Asproni, Lord Brassey fece parte dell'Associazione Mineraria Sarda, fino a divenirne presidente nel 1914. Suo il merito della realizzazione nel 1903 a Iglesias della sede dell'associazione. Lanciò la proposta, accolta dai soci, di autoquotarsi e di emettere obbligazioni al fine di racimolare le risorse necessarie per l'opera. Attorno alle ore 17 del 6 novembre del 1919, mentre rientrava nella sua dimora di Londra, Lord Brassey fu investito da una carrozza pubblica. L'urto fu tremendo, riuscì comunque ad alzarsi. Si assunse la responsabilità dell'incidente e fu accompagnato in ospedale per il primo soccorso. Inizialmente le sue condizioni parevano confortanti. Camminava e parlava, ma poi la situazione di lì a poco precipitò. Durante l'intervento chirurgico per asportare dalla testa un grumo di sangue, entrò in uno stato di coma e morì serenamente dopo il tramonto del giorno 12 novembre. Fu sepolto accanto al padre a Kitzfield, nel Sussex. Lord Brassey occupò un posto importante nei cuori dei sardi. Durante tutta la sua permanenza in Sardegna è stato un uomo stimato e ben voluto da tutti, operai, tecnici, dirigenti, ma più in generale da tutta la popolazione locale. Non appena si diffuse la tragica notizia della sua morte, i lavoratori si fermarono. In tanti si recarono dal sacerdote a chiedere che venisse celebrata una messa alla sua memoria.
richiesta prontamente accolta. In quell'occasione la chiesetta fu strapiena. Molti scrissero una lettera in un ostentato inglese per esprimere le condoglianze alla moglie Levi Ivina. Ne cito una fra tutte. Profondamente dispiaciuti per la morte tragica del nostro maestro, beneamato signor Brassey, chiediamo a Vostra Altezza di accogliere le nostre sentite condoglianze. Era l'uomo migliore del mondo e lo ricorderemo sempre con profonda tristezza. Inoltre, la gente vuole erigere sulla sommità della collina una croce in suo ricordo. Il 25 maggio del 1922, Lady Dina, in ricordo del marito, fece erigere questo monumento. Si tratta di un'elegante stele in marmo, alta circa 7 metri, impreziosita alla base da 4 sculture raffiguranti 4 leoncini. Su questo punto, in origine era presente un'epigrafe formata da caratteri in bronzo che recitava: in perenne memoria di Lord Thomas Alnwood Brassey, e la data di nascita 1863, la data di morte 1919. Ci troviamo nell'ex cantiere Harold, nelle immediate vicinanze di Ingurtoso. Alle mie spalle campeggia la torretta del Pozzo Gall. Tale pozzo, inaugurato nel 1924, prese il nome del dirigente francese Paul Gall, che lavorò per il gruppo Penarroya. Dopo un accurato restauro della torretta e dei locali circostanti, è stato allestito nell'ex sala Argano un museo multimediale che ripercorre la storia delle miniere di Ingurtoso e dà voce ad alcuni ex minatori che raccontano le loro dure esperienze di vita. L'amministrazione comunale di Arbus ha affidato la gestione dell'intero sito all'associazione Zampa Verde. Tale associazione muove i primi passi nel 2003 con la contestuale nascita del CEAS di Ingurtoso, Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità di Ingurtoso. Il CEAS ha organizzato molteplici servizi che offre in particolar modo ai turisti e alle scolaresche di ogni ordine e grado. Gli obiettivi del CEAS sono il raggiungimento di un equilibrato rapporto uomo-natura, la difesa del territorio e del paesaggio, la tutela della flora e della fauna, la promozione del patrimonio storico e culturale legato alle miniere di questa zona. Alcuni cenni circa l'evoluzione storica dell'attività estrattiva del minerale nell'area Ingurtoso-Gennamari. I giacimenti minerari presenti in questi territori sono stati sfruttati a fasi alterne e con tecniche primitive sin dai tempi dei Cartaginesi e dei Romani, per una loro coltivazione intensiva organizzata su base industriale bisogna però attendere il XIX secolo. I primi a ottenere i permessi di ricerca e la concessione per lo sfruttamento dei giacimenti nell'area Gennamari Ingurtoso furono gli imprenditori genovesi Marco e Luigi Calvo. Costoro fondarono nel 1855 la Società Mineralogica di Gennamari. La loro iniziativa si rivelò puramente speculativa, in quanto di lì a poco cedettero la concessione ad una società francese, la Société Civile des Mines di Ingurtoso e Gennamari. Tale società, formata interamente da capitalisti francesi, nominò nel 1860, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, l'ingegnere tedesco Victor Bornemann, e fu coadiuvato da uno staff prevalentemente di tecnici tedeschi. Dal 1870 la società francese si robustì con l'ingresso di nuovi soci, permettendo la realizzazione di nuove opere.
Come avremo modo di documentarvi più avanti, nel 1875 fu avviato il primo pozzo dotato di una macchina di estrazione a colonna d'acqua, il cosiddetto pozzo ingurtoso. Nel 1872 fu impiantato il primo nucleo della laveria di Naracauli. Per trasportare il minerale dalla laveria al molo d'imbarco situato a Piscinas, nel 1874 fu inaugurata una linea ferroviaria a binario unico. Tra il 1871 e il 1890 le unità lavorative impiegate nei vari pozzi passarono da 600 a 1500 circa. Questo sottosuolo fu ricco per lo più di blenda e galena, da cui si ricavano i metalli zinco e piombo. Piccole ma significative percentuali di argento erano presenti nel minerale grezzo. Nel 1898 nuove ricerche misero alla luce un nuovo ricco filone, denominato cervo. Per il suo pieno sfruttamento necessitavano ingenti investimenti, che la società francese non fu in grado di sopportare. Da qui la decisione di cedere la maggior parte del pacchetto azionario alla società inglese denominata Pertusola Mining Limited Company, con sede a Londra. La Pertusola estraeva, lavorava e commercializzava minerali, metalli e sottoprodotti. Era anche proprietaria di una fonderia di piombo presso il golfo di La Spezia, in località Pertusola. Al comando della società di Pertusola si pose il suo proprietario, Lord Brassey. Nella gestione delle miniere, Lord Brassey fu assistito in primo luogo dal suo braccio destro, il cavalier Adriano Peloggio, dall'ingegner capo Lambert e dal direttore locale, l'ingegner Edoardo Sanna. Queste immagini documentano ciò che è rimasto del pozzo Lambert. Osservate come si presentava il cantiere in piena attività agli inizi del 1900. Questi sono i ruderi del pozzo Turbina, aperto sul finire del 1800. Così invece si presentava in pieno esercizio. Quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, per ovvi motivi, il settore minerario entrò in crisi. In quell'occasione Lord Brassey indirizzò una lettera a tutti i collaboratori, gli impiegati, gli operai, spiegando loro la situazione drammatica, la situazione difficile, e chiedendo loro il massimo senso di responsabilità e di collaborazione. Superata la guerra, quando si sarebbero dovute riorganizzare le attività, tracciando nuove strategie, Lord Brassey venne a mancare tragicamente. La sua scomparsa segnò la fine di un'epoca florida e illuminata per Ingurtoso e incise negativamente sulle condizioni lavorative degli operai e delle loro famiglie. La nuova proprietà, il gruppo Penarroya, adottò un sistema di lavoro a cottimo con l'obiettivo di raggiungere standard produttivi sempre più elevati. In sostanza si applicò il famigerato sistema Bedeau, che consistette nel cronometrare il tempo impiegato dall'operaio per ogni singola operazione. Da una parte vennero riconosciuti dei premi a chi sul lavoro rendeva di più e si infortunava di meno. Dall'altra scattavano provvedimenti punitivi fino al licenziamento nel caso opposto. Il problema è che questa logica manageriale fu spinta all'esasperazione, creando una rottura, una frattura, nei rapporti fra classe operaia e compagnia mineraria. Iniziò una lunga stagione di lotte e rivendicazioni sindacali, che via via hanno segnato un calo della produzione e degli occupati, sino alla chiusura progressiva degli impianti a partire dalla fine degli anni 60. Ciò che vedete è il cuore dell'ex villaggio minerario di Ingurtoso. Esso ricade nel territorio del comune di Arbus. Il nucleo originario di Ingurtoso risale alla seconda metà del 1800. Attorno al pozzo Ingurtoso e alla palazzina della direzione si sviluppò e prese forma il villaggio così come lo vediamo oggi.
Il pozzo Ingurtoso era situato esattamente in quest'area. La bocca del pozzo era proprio qui, dove ora vedete questo basamento di cemento. Esso è stato dismesso sul finire del 1800. L'ufficio postale, attivo dal 1906 al 2001, prese il posto della vecchia sala organo. Ma ora proseguiamo su questa strada. Quest'area è denominata Piazza Cantina. Qui erano concentrate molteplici attività commerciali e servizi utili alla popolazione locale. Botteghe di generi alimentari di prima necessità, mercerie, laboratori di piccoli artigiani come fabbri e calzolai. Gli esercizi commerciali erano gestiti direttamente dalla compagnia mineraria tramite i loro dipendenti. Gli acquisti venivano annotati su un libretto nominativo. Al salario spettante al lavoratore si decurtava il valore degli acquisti effettuati nel mese. Alle mie spalle potete ammirare la palazzina dell'ex direzione mineraria di Ingurtoso. La sua realizzazione, ad opera dell'ingegner tedesco Hoffmann, iniziò nel 1870 e si protrasse per circa 10 anni. Il granito, quale materiale principale per la sua realizzazione, fu reperito localmente. Lo stile architettonico neogotico della struttura richiama la tradizione nord-europea di epoca medievale. Per la sua posizione strategica e la sua imponenza, il palazzo era appellato il castello. Esso si sviluppa su 4 livelli più il sottotetto, per un totale di 520 metri quadrati di coperto. I piani bassi furono adibiti a uffici amministrativi, tecnici e a laboratori di ricerca. L'ultimo piano fu destinato a ospitare il direttore e la sua famiglia. Il primo inquilino del palazzo fu l'ingegner Victor Bonnermann, direttore dal 1884 al 1894. Questo è senza ombra di dubbio l'angolo più caratteristico e pittoresco del palazzo. Da notare come il passaggio obbligato verso l'arco permise di tenere sotto controllo il flusso di mezzi e persone in entrata e in uscita da Ingurtoso. D'altronde, da ogni angolo del palazzo si gode di un'ottima vista sul borgo e sulla vallata fino al mare. La prima volta che Brassey mise piede in Sardegna si scontrò con una realtà povera e arretrata. Poteva sembrare un'utopia riuscire a cambiare le cose. Invece, in appena 20 anni, trasformò almeno quelle zone su cui concentrò la propria attenzione. E ci riuscì rispettando sempre e comunque le tradizioni delle popolazioni locali. Questo, segno di una spiccata sensibilità umana e di un forte rispetto per il prossimo. A partire dagli inizi del 1900, questo villaggio, sotto la spinta della società di Brassey, conobbe uno sviluppo socio-economico considerevole. L'organizzazione di utili servizi e la realizzazione di importanti infrastrutture migliorarono considerevolmente le condizioni di vita della popolazione mineraria. Andiamo a scoprire le opere più significative volute da Lord Brassey. Nel 1902 fu inaugurato questo ospedaletto che sostituì la preesistente infermeria. I servizi che offriva l'ospedaletto si rivelarono utilissimi alla popolazione locale. Si dovevano fronteggiare da una parte i frequenti incidenti che si verificavano in miniera, dall'altra le malattie professionali che colpivano i minatori. La struttura era attrezzata di una sala degenze,
di un reparto di medicina e uno di chirurgia. A disposizione per le mamme partorienti un'ostetrica. Più avanti nel tempo era stata allestita una sala per sottoporsi alle cure inalatorie, utili a combattere i disturbi dell'apparato respiratorio dei minatori. Un altro grave problema sociale del primo Novecento su cui si concentrò Brassi fu quello della scarsa istruzione della popolazione. Così si esprime al riguardo: il numero di coloro che sanno leggere e scrivere e capire semplici figure è troppo basso. Non mi sembra giusto che le compagnie minerarie siano gravate della maggior parte della spesa per l'istruzione elementare. Spendiamo circa 15.000 lire per mantenere due scuole per 5.000 abitanti. Il comune contribuisce per la somma ridicola di 600 lire. Brassi, tra le altre cose, fece istituire dei corsi scolastici serali riservati agli operai, interamente a carico dell'azienda. Lord Brassi si preoccupò anche del benessere spirituale dei propri dipendenti, tanto da prendere l'iniziativa di far costruire una chiesetta che permettesse a tutti i fedeli di riunirsi per praticare la propria fede. Con questa iniziativa la famiglia Brassi, che era di religione protestante, dimostrò pieno rispetto e attenzione per la gente locale di religione cattolica. La chiesetta si colloca all'ingresso di Ingurtoz, in una posizione dominante tra Pizzinurri e Naracauli. I lavori di costruzione della chiesetta campestre di Santa Barbara, protettrice dei minatori, iniziarono nel 1914, tra mille difficoltà. Papa Pio X contribuì finanziariamente all'opera, inviando alla diocesi locale amministrata da Monsignor Emanueli la cifra di 20.000 lire, che fu poi messa a disposizione dell'allora direttore della miniera, l'ingegner Pavan. La chiesetta venne inaugurata il 21 maggio del 1916 da Monsignor Emanueli alla presenza di una moltitudine di fedeli. Ovviamente non poteva mancare il conte Brassi, accompagnato dalla moglie Lady Irina. Da qui si arrampica il sentiero della Via Crucis, che con le varie fermate conduce alle Tre Croci. Ci troviamo in località Gennamari, oramai un villaggio fantasma. Gennamari, come del resto tutti gli altri centri minerari di epoca passata, era formato da abitazioni collocate qua e là, senza un ordine prestabilito. Tra i problemi più gravi che si presentarono a Lord Brassi ci fu quello delle precarie condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni della popolazione mineraria. La gran parte della gente alloggiava in baracche di legno o peggio ancora in capanne di frasche. Erano condizioni di vita che favorivano la malaria e altre malattie terribili, che spesso portavano alla morte. La Pertusola avviò i lavori di costruzione di centinaia di alloggi muratura, sani e dignitosi, da offrire ai loro dipendenti e famiglie. Le abitazioni erano quasi tutte fornite di acqua potabile. Ad esempio, questo rudere, per la precisa suddivisione degli ambienti, è chiaramente uno dei tanti cameroni che ospitavano i minatori senza famiglia. La società fissò un affitto ragionevole di 2 lire al mese per camera. Questa tipologia di struttura conteneva solitamente da 6 a 12 posti letto. Agli operai con famiglia veniva solitamente offerto un alloggio indipendente. Questa struttura, ad esempio, verosimilmente ospitò 2 nuclei familiari. Si intuisce dai 2 ingressi indipendenti, ben visibili. Gli edifici non a caso furono posizionati in altura. L'intento fu quello di assicurare una buona ossigenazione per contrastare le patologie polmonari dei minatori. Questo agglomerato di case, che gode di una magnifica veduta verso il mare,
si trova a quasi 500 metri di altitudine. La Pertusola istituì una sorta di concorso a premi per le case meglio curate e pulite. La verifica dello stato delle abitazioni si svolgeva ogni anno, in primavera. I sopralluoghi compiuti dagli incaricati della società rappresentavano un'occasione per familiarizzare e ascoltare lamentele o suggerimenti dei dipendenti. I premi venivano consegnati per tradizione da Lady Dina, accompagnata da qualche sua amica. Solitamente molto apprezzati e premiati i giardini ricchi di fiori. Inoltre, Lord Brassey mise a disposizione dei minatori appezzamenti di terreno coltivabili affinché potessero ricavarne frutta e ortaggi per sé e per la propria famiglia. Ma a proposito di agricoltura, trasferiamoci in un altro luogo. Ci troviamo in località Biderdi, a metà strada tra Arbus e Flumini Maggiore. In questa zona la società di Lord Brassey, oltre che a gestire due pozzi minerari, il Pozzo Est e il Pozzo Edoardo, essendo proprietaria di molti ettari di terreno, impiantò un'azienda agricola. Fu un'altra occasione importante per creare occupazione e benessere nell'area dell'Arburese. Furono inoltre messe a dimora decine di migliaia di piante tra acacie, eucaliptus e pini. Alle foreste si alternavano ampi spazi di seminativo e pascolo per l'allevamento del bestiame. Nell'attigua località Gragonti era presente una fattoria con numerose vacche fornitrici di latte. Latte che con gli altri prodotti della terra venivano venduti negli spacci della società mineraria. Il fienile della fattoria, conservando la sua conformazione originaria, è stato sapientemente recuperato e riconvertito a struttura turistica. Si tratta del grazioso agriturismo Gragonti, gestito con passione e professionalità dal signor Fernando Marongiu, assieme a tutta la sua famiglia. In questo luogo viene allevata una particolare specie di caprini, dai quali si ricavano ottimi prodotti che poi vengono proposti agli ospiti della struttura. Lord Brassey si lamentò spesso della lentezza e della burocrazia delle amministrazioni pubbliche che ostacolavano e rallentavano la realizzazione dei suoi progetti. Su questa piana, tra il 1906 e il 1907, la Pertusola realizzò un insediamento abitativo che prevedeva anche l'approvvigionamento dell'acqua potabile. La rete idrica, ad un certo punto, doveva passare sotto la strada di competenza dell'ente provincia. Ebbene, la provincia autorizzò i lavori talmente tardi, dopo tanti mesi dalla presentazione della richiesta, che gli abitanti delle case interessate restarono senza acqua tutta l'estate del 1907. Lord Brassey fu parecchio stimato e rispettato dagli amministratori delle altre compagnie che operavano in Sardegna. In particolare strinse un ottimo rapporto lavorativo e umano con l'ingegner Francesco Sartori della società di Monteponi. Con lui condivise una concezione paternalistica nel gestire l'azienda e nei rapporti con i dipendenti. Cito la battuta dell'ingegner Sartori pronunciata in occasione di una commemorazione della morte di Brassey. Egli desiderava un'industria mineraria fiorente e progredita tecnicamente, ma pensava fosse giusto che della ricchezza generata godessero anche gli operai. In tal senso, oltre alle politiche edilizie e urbanistiche di cui vi ho riferito precedentemente, Brassey adottò significativi provvedimenti anche in materia di lavoro. Lord Brassey, tra le altre cose, fece aumentare i salari ai minatori perché, a detta sua, potessero permettersi un abbigliamento e un'alimentazione dignitose per sé e per la propria famiglia. Inoltre fu istituito il cosiddetto fondo di partecipazione, che ebbe come obiettivo quello di accantonare una sorta di liquidazione che l'operaio avrebbe percepito alla conclusione del rapporto di lavoro.
Si riteneva fosse giusto che anche i dipendenti partecipassero alla distribuzione dei profitti realizzati dall'azienda. In base allo stipendio percepito, l'operaio si vedeva accantonare annualmente una somma. In questo modo il dipendente era incentivato a produrre di più con vantaggio suo e dell'azienda. Le migliorie apportate alle condizioni di vita dei minatori della gestione Brassey si evincono dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere in Sardegna, pubblicati nel 1911. La Commissione parlamentare sottolinea il buono stato degli alloggi e delle condizioni igienico-sanitarie degli operai dell'area Gennamari in Gortosu rispetto alle altre realtà minerarie sarde. Inoltre, Lord Brassey sensibilizzò la popolazione al rispetto degli animali. Aveva constatato, per esempio, che gli animali da tiro venivano spesso e volentieri maltrattati, con l'intento di farli rendere di più. Dimostrò l'esatto contrario. In campo previdenziale ricordiamo la sua battaglia personale nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza, che concedeva la pensione ai minatori soltanto al compimento dei 60 anni, età ritenuta da Lord Brassey troppo avanzata per un mestiere così usurante. In tal senso chiese l'intervento dell'Associazione Mineraria Sarda per giungere ad un abbassamento di tale età. In linea con l'ingegner Sartori, il pensiero espresso su Brassey dal visconte Milner, contenuto nella prefazione della biografia inglese. Riporto fedelmente: non ho mai conosciuto nessun uomo nel quale il senso aziendale fosse così forte. Era sempre occupato in qualcosa. Nella condotta dei suoi affari era un vero capitano d'industria. Non è mai stato una figura popolare, né ha mai cercato popolarità. Il lato sociale era quello che principalmente interessava a lui. Amava vedere attorno alla sua impresa migliorare le condizioni di vita di tutti. Il suo più grande pregio è la forza di volontà. Su qualunque cosa abbia messo le mani, lo ha fatto con tutte le sue forze e se ha raggiunto l'eccellenza, come spesso è riuscito, è stato per pura determinazione, piuttosto che per doti naturali eccezionali. In riferimento alle delusioni politiche provate da Brassey, il visconte Milner dice: «È forse stata per lui una fortuna che non sia mai riuscito a vincere un'elezione. Dal momento che fare politica come membro del Parlamento o come ministro costringe a scendere a compromessi, a fingere, tutto questo lo avrebbe portato a snaturarsi, mettendo da parte le sue convinzioni, la sua logica, la sua franchezza. Per quelli che l'hanno conosciuto bene, la sua sincerità, la sua indipendenza, la sua forza di carattere, il suo altruismo rimarranno per sempre un modello ispiratore». Ci siamo trasferiti a Naracauli, un altro ex villaggio minerario, situato a metà strada tra Ingurtosu e la spiaggia di Piscinas. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in concomitanza con la scoperta del filone secondario denominato Cervo, quest'area divenne il cuore pulsante dell'attività estrattiva gestita dalla società di Lord Brassey. Nel 1912 fu inaugurata la centrale elettrica. La struttura, fatta di cemento armato, è arrivata a noi pressoché integra. Ciò che vedete sono i ruderi dell'ex laveria intitolata Lord Brassey. Fu costruita con un investimento di circa 400.000 lire sul nucleo della preesistente laveria impiantata nel 1872. Inaugurata il 17 ottobre del 1900, restò in esercizio per circa 60 anni. Qui si trattarono con sistema meccanizzato i materiali blendosi del filone Brassey, provenienti dai pozzi Lambert, Gall, Turbina e altri ancora. Con la riorganizzazione del lavoro voluta da Brassey, la produzione annua delle miniere passò dalle precedenti 17.000 tonnellate a 52.000 tonnellate tra piombo e zinco.
La laveria ebbe la capacità di trattare fino a 500 tonnellate di minerali al giorno, impiegando circa 160 addetti. La cernita del minerale fu affidata per lo più alle donne. Dopo aver subito i trattamenti programmati, il minerale veniva trasportato presso la spiaggia di Piscinas. In epoca più remota, il mezzo di trasporto utilizzato era costituito da un carro trainato da un cavallo. Dal 1874, completata la ferrovia, si utilizzava un trenino costituito da tanti vagoncini. Ecco le dune di Piscinas, in alcuni punti alte oltre 100 metri. Esse fanno parte del Parco Geominerario, storico e ambientale della Sardegna e sono state dichiarate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità e in quanto tale protette e tutelate. Ecco, qui stava per terminare la corsa dei carrelli pieni di blenda e galena. Ancora qualche decina di metri e poi il materiale veniva scaricato e stoccato presso quella struttura che dagli inizi degli anni 90 è diventato un hotel. Si tratta dell'Hotel Le Dune, un hotel che richiama ospiti da tutto il mondo per la sua esclusiva e privilegiata collocazione in un luogo suggestivo e pieno di storia, ma altresì per il suo eccellente e apprezzato servizio. Ebbene, tornando indietro nel tempo, prima dell'hotel vi era funzionante fino agli anni 50 una colonia marina che ospitava i figli dei dipendenti della miniera. Ma prima ancora preesistevano dal 1875 i magazzini per lo stoccaggio della blenda e della galena. La speciale locomotiva che trasportava il minerale talvolta trainava una graziosa carrozza con a bordo le famiglie dei dirigenti. Nulla di improbabile che sia salito a bordo anche Lord Brassey e la sua consorte Irina per raggiungere la spiaggia e godersi questo bellissimo mare e paesaggio. Mi trovo su ciò che resta del molo al quale attraccavano le speciali imbarcazioni dette bilancelle che cariche di minerale salpavano alla volta di Carloforte presso l'isola di San Pietro. Concludiamo il nostro viaggio mostrandovi ciò che resta della personale dimora in Sardegna dei coniugi Brassey. Si tratta di un'altra importante opera che Lord Brassey volle dedicare a sua moglie Irina. Andiamo a scoprire Villa Irina. Per la presenza nella campagna circostante di numerose piante di ginestra selvatica, la villa è conosciuta anche come Villa Ginestra. La villa si trova in una posizione invidiabile, a circa 400 metri sul livello del mare, in località Perda Niedda. Si raggiunge tramite la stradina sterrata che collega Pizzinurri a Gennamari. La struttura in stile Liberty risale al 1907. La pianta della costruzione è a base rettangolare e si sviluppa su tre livelli. La facciata che volge a sud, in origine, possedeva un doppio porticato. Come vedete, di quello superiore non ne rimane traccia. Il nucleo della villa presentava un piccolo chiostro sormontato da un ornamentale tetto a vetri colorati. Immaginate i due coniugi inglesi davanti a questo focolare sorseggiare un buon tè, come da tradizione inglese.
Questa struttura, collocata a pochi metri dall'abitazione, svolse la funzione di autorimessa. Lord Brassey fu certamente uno dei pochi a possedere un'autovettura, grande lusso per i tempi. Si narra che gli abitanti di questi luoghi, osservandola con grande stupore, la definivano «sa carrozza che ne squaddusu». La prima volta che Brassey mise piede nella vallata di Ngurtosu, rimase colpito dalla bellezza del territorio. Commenta nel suo diario: «Specialmente in primavera e all'inizio dell'estate, queste colline sono ricche di vegetazione con mille colori e profumi. Fioriture rosse giacciono come schizzi di sangue su vaste estensioni di cisto bianco. La campagna è ricca di margherite bianche e gialle, poenie, ciclamini e di un profumato rosmarino blu. Il fiore giallo della ginestra, la lavanda di mare, i gigli e l'erica mediterranea. Tutto ciò offre una festa per gli occhi e rende il viaggio un piacere personale». Come dargli torto? Oggettivamente il panorama che si gode dalla villa è mozzafiato. Chissà quanti tramonti infuocati avrà assistito la coppia inglese. Lord Brassey e Lady Dina occupavano la loro bella villa per diverse settimane all'anno. Potevano contare su tutti i comfort e su una servitù fidata. Amavano ospitare tanti amici per condividere con loro momenti di spensieratezza. La villa veniva utilizzata spesso come sede per incontri di lavoro tra uomini d'affari. Esattamente in questo punto, nel 1914, è stata scattata una foto che ritrae Lord Brassey in compagnia del Cavalier Pelogio e di alcuni soci dell'Associazione Mineraria Sarda. Alla scomparsa di Lord Brassey, la villa fu trasformata in foresteria della miniera. Da tanto tempo versa in uno stato di degrado e di abbandono assoluto. Sono stati posti in essere negli ultimi tempi atti di vandalismo e di saccheggio. Veramente un gran peccato, considerato il valore storico del sito. Lord Brassey, per sua stessa missione, visse in Sardegna tra i momenti più felici e gioiosi della sua vita. L'aveva esplorata in lungo e in largo, a bordo della sua rumorosa macchina. In una lettera indirizzata alla sorella Anna, datata 17 gennaio 1902, descrive i posti visitati. Amava tanto il mare della Sardegna, ma non di meno il suo interno. Rimase particolarmente incantato dai territori selvaggi dell'Ogliastra e della Barbagia. Scrisse: «Questa Sardegna pare una terra fuori dal tempo, molto differente dalle terre continentali. Non è più Europa», precisava, «anche se non è ancora Africa». Testimonianze dell'epoca raccontano che in occasione delle visite nelle sue miniere era solito intrattenersi con gli operai e a volte condividere con loro il pasto scambiando qualche battuta in lingua sarda. In occasione di discussioni animate era solito pronunciare il detto «centu concasa, centu barritasa». Per il suo grande impegno nel campo sociale, Brassey fu insignito dal re Vittorio Emanuele III del titolo di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Di questo prestigioso riconoscimento ne andava molto fiero. Per concludere, concedetemi una riflessione personale. Fin dal primo momento in cui mi sono impegnato nel lavoro di ricostruzione della figura di Lord Brassey, mi sono via via a lui affezionato. L'ho immaginato fisicamente presente nei luoghi che vi abbiamo documentato. Uomo carismatico e paterno per i suoi contemporanei, mi piace pensarlo come un possibile bisnonno affettuoso per quelli della mia generazione. Ecco, da arburese sento il dovere di ringraziare Lord Thomas Olnut II Conte Brassey
come uomo e come imprenditore per ciò che ha fatto a favore della Sardegna e dei sardi. Idealmente gli stringo la mano e lo abbraccio calorosamente. A voi tutti un ringraziamento per l'attenzione prestata.